Hey coach, ben ritrovati dal vostro Andrelink 91 in un nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Oggi iniziamo il capitolo di Luna, che però andrà a scambiarsi subito con quello di Nathan o Andrea, perché comunque sia devo ancora finirlo. Ci sarà da scontrarsi con il super manager dello Spectro Market. Quindi vai con la sigla. Bene, allora, cominciamo subitissimo e poi dopo ci scambiamo. Ah, che noia. Perché non fai qualcosa allora? Nemmeno una straccia di incarico. Cioè, praticamente, Blantapiro sta pulendo e loro se ne stanno lì in panciolle. Non ci è arrivato niente. Noto. Pensavo che ne avessimo almeno uno. Eccolo. Ehi, e questo è un incarico? Scopriamo subito che mirabolanti avventure ci attendono. Welcome. Vediamo un po'. Incredibile, la scoperta del mistero sotterraneo. Ma sì, una scoperta quanto interessante. Come va, ragazzi? Oh, è lei, pensavo che fosse un cliente. Io ero già ready to go. Ah, voglio qualcuno, chiunque. Mi sembra in modo di trattare un ospite. Soprattutto se quell'ospite è anche un cliente. È venuto a proporci un incarico. Poteva dirlo subito. Wow, sei più instabile del tempo. Allora, che possiamo fare per lei? Siamo specializzati in cattura di malviventi, operazioni sotto copertura e... Ehi, calma. Ho già detto a Blantapiro cosa mi serve, quindi chiedete a lei dettagli. Davvero? Ma quando? Con la telepatia. È il momento delle missioni chiave. Completa le missioni chiave per continuare con la storia. Ti piacerebbe, eh? Praticamente sì. Noi abbiamo con Luna anche le missioni chiave, però dobbiamo parlare con Blantapiro per completarle. Intraprendi primo incarico da investigatore. E invece se me ne andassi in giro? Ah, ecco, c'è Traspec. Salve, è questa l'agenzia investigatore del mistero Conan? Come un altro incarico, benvenuto! No, questo è mio amico Traspec, mi è solo venuto a trovare. Traspec? Sembra sotto uno specchio. Non sono un comune specchio, posso teletrasportare le persone. Teletrasportare? Ma è ultracosmico! Ora che stiamo ricevendo più incarichi, dobbiamo spostarci più rapidamente. Traspec e i suoi amici ci teletrasporteranno istantaneamente da un posto all'altro. Brava la mia Blanti e i suoi agganci. Ma che diamine vai blaterando? Oh, non ti piace Blanti? Si chiama Blantapiro, sconigliata, Blantapiro! Purtroppo non conosco molti Traspec. E per teletrasportarci in altri luoghi dobbiamo trovarne qualcuno. Tranquilla, sono eccitata già solo per il fatto di teletrasportarmi. Sono pronto. Passami attraverso e ti ritroverai a casa in un lampo. Ora puoi teletrasportarti con Traspec. Grazie. Posso teletrasportarmi a casa? Geniale! Grazie Traspec e anche tu Blanti. Un piccolo passo per il presente, un grande passo per il futuro. Era ora, eh. Non dico tanto per dire. Vuoi teletrasportarti a casa? No. Vabbè, so capito, va. Andiamo da Andrea, che è meglio. Cambia, va. Eccoci qua. Sì, sempre là quel coso che fa rumore, che come ho detto andrò a vedere in un altro momento. Svela il mistero degli zombie al supermercato. Va bene, ma dobbiamo incontrarci con Wyatt prima. Perché se non ci incontriamo con Wyatt non possiamo fare nulla. Quindi questa è la strada giusta. Oh, c'è un oggetto qui dietro che ci dà Vigorium. Ok, sempre comodo. Ci servirà davvero tanto Vigorium in altre parti del gioco. Queste ancora no, perché bene o male ce la caviamo con la bici. Eccoci dall'orologiaio. Ison. Bob Ison. Certo, direi che è un capolavoro. Oh, davvero? Ottimo. Hello. Oh, sei tu. Buona giornata, sono felice di rivederti. Salva giornata. Buona giornata. Oh, vi conoscete? Sì, ci siamo incontrati prima al molo.
Mi chiamo Dorothy. Tu chi sei? Mi chiamo Andrea. Andrea, che bel nome. Signorina, dovremmo proprio andare. Ok, è una dama di compagnia, quindi perché maggiordomo? Al limite domestica. Ma è una donna, maggiordomo? Si vede che in Giappone se non hanno differenze da maggiordomo a domestica e quindi si becca il maggiordomo lei. Vabbè, dobbiamo già andarcene, che peccato. Volete scusarmi, ma devo andare. Vi auguro una buona giornata. Non so se ci sono differenze tra maggiordomo e domestica, però, ripeto, se non ci sono, allora è normale. Buona giornata. Che faccia che hai, Andrea? Sei malato? No, è che ho visto una persona che mi fa davvero piacere incontrare più e più volte. Quindi divento rossa come un peperone. Wyatt? Signorina Wyatt, da quanto eri nascosto lì? Le avevo detto di non chiamarmi signorino, la smetta! E comunque stavo indagando su delle strane presenze. Non capisco nulla, come sempre. Vedi, Wyatt, volevo parlarti di una cosa. Mi stiamo raccontando degli zombie. Che? Zombie che fanno compere di notte? Questa devo vederla. Stasera andremo tutti allo Spectro Market. Quanto entusiasmo. Ok, dividiamoci per adesso. Verrò a casa tua stanotte, tieniti pronto, ok? Chiaro. Quindi dobbiamo andare a casa ora. Attenzione, c'è qualcosa qui. Oh, un quiz cartello. Vediamo se riusciamo a risolverlo. Si trova a fianco alla casa del signor Paolo Box. Anche lo vedete comunque sia sotto nello schermo inferiore, che però qui dovrebbe essere di là, ecco. Vediamo un po'. Essenzialmente malefico. Grande funzionalità robot dal futuro. Essenzialmente malefico. Ma il robot dal futuro? Malefico. Oddio, malefico ora non mi viene in mente niente. Scusatemi, ma di malefico no, nulla. Va bene, entriamo a casa. Dobbiamo andare a dormire fino a notte fonda, probabilmente. Miau. Ora potremmo schiacciare un pisolino, non ti pare? Perché no? Fermati un attimo, non stai dimenticando qualcosa? Se esci di casa di notte, i tuoi genitori potrebbero accorgersene. Dovremmo provare a contattare Baku. Ah. Che c'è? Che ti prende, Andrea? Perché quella faccia? Non dirmi che hai dimenticato chi è Baku. Sul serio, Andrea, dopo tutte le volte che ti ha fatto da clone di notte? Non è questo il problema, Whisper. Non ti facevi problemi a chiamarla con il tuo Yokai Watch? Anche Shibanya ne so, ricordo ora. Stai scherzando? Sono nei guai, non posso chiamare Baku senza la sua medaglia. Sappiamo tutti di chi ha la colpa, Whisper. Se Soranina avesse dato via il medaglio, ma quindi anche la mia medaglia di Baku. Ehi, non guardatemi così, l'ho fatto per una buona ragione. E ora? Se non posso evocare Baku, i miei andranno su tutte le furie. Oh, ma c'è dentro Ostrello. Ho un amico America Yuka che potrebbe aiutarvi. Dentro Ostrello? Chi è questo America Yuka di cui parli? Ti presento Necolombus, Micellano. Yoho! E poi in realtà io l'avrei già reclutato. Ho trovato in giro mentre allenavo yokai, quindi l'ho reclutato. Bene, tocca a me, questo yokai. Sì, ci sono, si chiama Micellano. Come famoso esploratore, bla bla bla, rotte da esplorare, bla bla bla. Uno yokai sempre intento a sognare una vera rotta in cui dormire. Yoho, cosa vedi il mio cannocchiale? Aspetta, però questo è un pirata. Yoho, cosa vedi il mio cannocchiale? Un comodo letto. Un letto da raggiungere seguendo una delle rotte che ho sognato, yar. Proprio così. Vabbè, fa la voce al pirata nella sofà, quindi è inutile. Dentro Strello, la passione di Micellano per il mio letto come ci aiuta? Micellano torna a dormire e sognare. Ed è pronto a tutto pur di farlo. Anche a trasformarsi in umano. Ora capisco. Allora. Ehi, Micellano, avrei un favore da chiederti. Oh oh. Puoi dormire qui a posto mio quando esco di notte? Oh, davvero? Posso dormire qui? Certo. Anzi, mi faresti un favore enorme. Oh oh, d'accordo. Per ringraziarti puoi avere la mia medaglia.
E ora ce n'ho due. Micellano. Vediamo questi soprannomi fantastici. Ferdi, perché giustamente. Capover. Seville. Cebu. Cebu, altro grande nome, ma non ci interessa. Ma... no, ce l'ho già! Grazie, Micellano. Gioia e Tripuglio, ora potrai uscire liberamente di notte. Non lo so. Dentro Strella davvero tanti amici magnifici. Oh, non ho fatto niente di che. Ora dobbiamo solo aspettare che cadi la sera. No, ve lo faccio vedere perché ce n'ho veramente due. Puoi impostare la sveglia. Ecco, sicuramente l'altra volta mi ero sbagliato io che non lo sapevo, sono sushi. Ok, vuoi scambiare? Scambia yokai. Vedete, ho anche Cupisto, l'ho reclutato. No, aspetta. Ma... ce l'avevo! Me l'ha tolto? Non ci posso credere, me l'ha tolto. No, che bastardata, ma l'avevo reclutato. Ma io non ci posso credere, me l'hanno tolto. Ma vai via, vai. Scusatemi un attimo, tanto ora che ci penso. Oh, avrei ancora qualche moneta interessante da usare. Le usiamo? 3. Proprio guarda, aspettavo mezzo secondo, proprio un decimo di secondo. Bastava un decimo di secondo in più. Potrebbe uscire Onirosp, o anche tecniche, oppure colpi segreti. Ragazzi. No! Accidenti. Però non yokai. De Manone. Certo. Diventiamo amici? No. De Manone! Vuoi rinominare De Manone? No. Però una cosa ora sto pensando. Io ho lo Yokai Watch modello U che vi ho fatto vedere appunto in quell'unboxing. Però non mi legge tutte quante le monete. Perché? Mentre il modello U che ho qui nel gioco le legge tutte. Sì, è una cosa fatta per il gioco, per facilitarla. Però... perché non va in teoria nella vita reale? Ok, moneta leggenda. Aspetta, no. Qui ho. Usiamo la ultra rossa, dai. Mi interessa di più la rossa. Le rosse sono sempre migliori. E invece no, non è vero niente. E invece sì, è vero tutto. Però è oro, non è nera. Potrebbe andare bene se fosse Zardo. Perché eccetera? Non è eccetera, non ha nulla. Usiamo... no, questa già ce l'ho di là, ce l'ho dopo, posso anche scambiarli. Facciamo una cosa, usiamo questa, ma non voglio trovare né Mulinda né Pichihippo. Voglio trovare qualcos'altro, un altro yokai. Oro, quindi trovo l'oggetto, trovo. No, aspetta, aspetta! Ma non è vero, ma perché? Ma no, ma dai, ora ce l'ho due? No! Che bello. Ma no, non lo voglio. Cioè, non qui, lo volevo di là. Di là andava bene. Ma qui no. Oh, eccola qua che suona la sveglia anche da noi. Pronti? Ma stava leggendo? Oh, chi è? Ci tirano i sassi. È il segnale di Wyatt, ma non l'avete concordato. Potrebbe essere un rapinatore che sta cercando di entrare. Fa piano per non svegliarti. Ora tocca al nostro amico Micellano. Agli ordini. Yo-ho-ho. Yo-ho-ho-ho. Mi sa che è di Binks. Quanto è comodo, ora sì che potrà sognare rotte tranquille. Perfetto, ci pensiamo noi gatti a te, Andrea. Sì. Grandioso, ora andiamo da Wyatt. Andiamo ad esplorare Arachidia di notte.
Mettiamo caso che scoppia un incendio, i nostri genitori si svegliano, se ne accorgono e vengono a svegliarci. E ora cambiamo anche palletto. Guarda qua che whisper. Can I help? Altro? Ok, ci portiamo Micellano dietro, ma sta dormendo. Vabbè. Ci portiamo un gattino blu a spasso con noi, dai. È bello comunque. Ciao! Tutto pronto? Certo, e tu nessun problema con i tuoi genitori? Eh? Ah, nessun problema. Scopriremo dopo perché. Non perdiamo tempo, andiamo allo Spettro Market. Ok. Wyatt, vabbè, andiamo, va. Posso andare in bici? Oh, sì. Ma quanto è veloce Wyatt? E fa le gareggia alle Olimpiadi probabilmente. Guarda, no, non si stanca. È incredibile, io sono in bici. Usain Bolt. Usain Bolt lui. Sicuro. Eccoci, siamo arrivati allo Spettro Market. E ora? C'è una forte presenza. Bene, finalmente siamo arrivati allo Spettro Market di notte. Wyatt, e adesso come entriamo? La porta sarà sicuramente chiusa. Tocca alla mia. La porta è già aperta. Intendi che non è mai stata chiusa a chiave? Qualcosa non va, non può essere un caso. Bene, è proprio il momento di tornare a casa. Non dire stupidaggini, siamo qui, tanto vale entrare. Andrea, veniamo anche noi. Ok. Va bene, diamo un'occhiata. Io avrei un po' di paura, mi scusi? Ah, ecco, dobbiamo andare qui. Oh. Ma questo? Ma questo? Come? Che ti prende, bianco spaziale? C'è della roba verdrossa sul pavimento, un liquido. Il liquido verde. Disgustoso, che roba è? Nauseante. È sicuramente un indizio, cerchiamone altri. Ok, un altro è qui. Ah, le strisciate, si sono cacate addosso probabilmente, quindi andavano di fretta in bagno e sono cascate un po' di roba a terra. Che roba è quella sul pavimento? Impronte? E che impronte lasciano sti zombie? Cos'è questa roba verde? Sembrerebbero proprio le orme di qualcuno o qualcosa. Ma di chi? Continuiamo a cercare. Ma non posso rubare la roba di notte? C'è qualcosa di strano in questo negozio. Più strano del nome. Il liquido verdastro, orme. Che sta succedendo? Che un cliente abbia avuto un incidente? Improbabile. Quella roba verde mi ricorda gli zombie che ho visto l'altra volta. Non credo che siamo i soli qui dentro. Che cos'era quel suono? Un suono alquanto sgradevole. E neanche del tutto umano, aggiungerei. Vuol dire che... Cervello! Cervelli! Io ve l'avevo detto! E io invece vi dico di correre verso l'uscita! Ok, qui c'è qualcosa di molto strano. Che spavento! Che cos'erano quelli? Che schifo! Zombie, erano zombie, proprio come avevo detto io! Andrea dice il vero. Quelli erano decisamente zombie. Il che spiega quel liquido verdastro e le strane impronte. E adesso cosa facciamo con tutti quegli zombie? Non lo so. Come butta? Ehi, boys, siete nei guai, magari posso aiutarvi. Lo Ian Coniglio ha parlato. It's ok, che c'è da meravigliarsi? Certo che so parlare. Volevo rivelarvi il segreto degli zombie. Il segreto degli zombie? Esatto, riguarda il retro del negozio. Sapevate che il segreto degli zombie si trova nell'area aperta solo agli impiegati? Ed io ho la chiave per entrarci. Hai la chiave? Puoi darcela? Ehi, stop, stop, non posso mica dare la chiave a primo che passa? Che intendi? Fare la mascotte in un supermercato mette davvero fame. Sapete cosa mi farebbe stare meglio? Le caramelle arcobaleno. E non puoi andare a prendertele da solo? E abbandonare il posto di lavoro? Devo sempre stare qui impalato senza muovermi da brava mascotte.
Questo coniglio sa come ottenere ciò che vuole. Andiamo. Ehi, Andrea, dobbiamo trovare le caramelle arcobaleno per il nostro amico. Un momento. Ma io... Io ce l'ho già. Ce l'ho già. Maledizione. Mi tocca prenderle per forza, allora. Giriamo questi dannatissimi zombie. Ah, devo prendere col carrello. Certo. Vabbè, gli zombie al limite... No. Gli zombie al limite li combattiamo, ragazzi, se proprio vediamo che non... Che non riusciamo a scansarceli di dosso. Ecco quello lì. Eccole queste qua. Quello fa il giro. Ok, l'ho preso. Perfetto, andiamo. Comunque sia, se combattete contro gli zombie è un ottimo allenamento, ve lo dico. Hai consegnato gli acquisti allo Young Coniglio. Ce l'abbiamo fatta, è quel che avevi chiesto. Oh, thank you. Peccato che queste non siano abbastanze. Cosa avrà voluto dire? Proprio quello che hai capito, brother, non posso mangiare solo caramelle. Potresti portarmi un avocado e del filetto di salmone? What? Non credete che siano perfetti per un'insalata? Meglio che non dica cosa ne penso. Torniamo a far compere. Prendiamo l'avocado e il filetto di salmone. Così avremmo finito. Zitti tutti, non sentite niente? Sento odore di umani! Umani, dove siete? Come cavolo parla questo? Chi è quello? Perché ci sta cercando? Siamo nei guai? Shh, state zitti, non possiamo farci trovare! Ai, utti, oh! Non dobbiamo assolutamente farci beccare! Per quanto difficile, proseguiamo senza farci vedere! Non è facile, eh? Dunque, avocado. Quello che giro fa dovrebbe fare il giro lungo, no? Allora, avocado fresco. Uno ce l'ho. Ok, andiamo qui sotto. È del filato di salmona. Sì. Ok, sembrerebbe una cosa molto facile. Quindi, yuppie, ahe. Salve Young Coniglio, abbiamo tutto. Basta così, vero? Che fatica. Pazzesco. Cos'era quel coso? Come butta, bene bene. Pare che abbiate conosciuto il super manager. È lui a gestire il negozio quando ci sono gli zombie. Se vi avesse trovato. Se ci avesse trovato. Beh, non sarebbe stato piacevole. Questo l'avevamo capito. Pensiamo a cose più importanti. Abbiamo quel che hai chiesto. Thank you, ora sì che sono a posto. Sarebbe una bella frase da dire, ma non è questo il caso. Ci risiamo. Avrei bisogno della rivista Collabora numero 7, una Ecolamax e una bambola di fuga. Bisogno. Sicuro che sia la parola giusta? E perché ci chiedi sempre più cose? Come on, dati una mano a un amico, questa è l'ultima richiesta. Non posso fare altro che stare qui in piedi tutto il tempo. Ma ce l'avete un cuore? Va bene. Collabora numero 7, Icola, Max e bambola di fuga, giusto? Cos'era quel suono? Il suono di uno su tutte le furie. Uno? Intendi il super manager? Che c'era a preoccuparsi, non vi ha mica trovato. Presto Andrea, portiamogli quello che ha chiesto e prendiamo la chiave. Sì, ma il super manager dov'è ora? Ok, questo è uno yokai. Che non ci dovrebbe dare fastidio. Ah, ok, ha bloccato la strada. Ok, questa è Dr. Pepper, probabilmente. Doc Soda, no? Cos'è che ci ha chiesto? Collabora, cola e bambola di fuga. Se non dovessi... Affrontiamo un po' uno zombie, per favore. Facciamo un po' di sfide, dai. Ma quelli appesi come salami? Almeno danno un bel po' di punti esperienza. Almeno quello. Ok, il super manager era qui davanti a questo zombie, quindi sconfiggiamo questo zombie. Questi zombie. Oh, è il super manager.
cosa è successo. È scattato tutto, è scattato. Questa cos'è? Vigorium, non ci serve Vigorium. Ok, vediamo un po'. Ma... mio Dio! Ok, ora dove devo andare ora? La Icola. Eccola qua. Era Icola Max, sì. Ecco, collabora numero 7, dai. Ok. Con calma. Anche se non posso perché ora arriva il super manager dei miei stivali. Quello è take off. Eccola, 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 eccola. Sì. Mi tocca fare il giro, vero? Mi tocca fare il giro. Allora, signor Coniglio. Hai consegnato gli acquisti allo Young Coniglio per l'ultima volta, speriamo. Ok, questa era davvero l'ultima volta. L'ultima, capito? Meno male, l'ha capito. Certo, certo. Thanks, guys. Come promesso, ecco via la chiave del retro. Pam. Ottimo. Ce l'abbiamo fatta, Andrea. Sei stato davvero coraggioso. Ma ehi, what the hell? Pollo truffante. Coraggioso. Io direi che sei stato un pollo così facile da truffare. Whisper, questo chi è? Questo yokai, un attimo solo. Ah, eccolo, pollo truffante, uno yokai che passa il suo tempo a imbrogliare e truffare i polli che gli capitano a tiro. Un nome, un programma. Uno yokai truffatore, questo vuol dire che... tutto questo farneticare che non poteva muoversi. Tutte bugie. Sei proprio un pollo truffante. Ehi, brother, non alzare la voce, altrimenti... potere super! È qui! Io ho provato ad avvisarvi. Ora avete fatto infuriare il super manager. Dannazione. Ehi, diamocela a gambe! Non me la faccio dire due volte. Ecco. Ecco, già ho sbagliato strada, quindi ne siamo bene. Ok, devo solo ricordarmi dove saltare. Più che altro devo vedere dove saltare, non ricordarmi. Ci vuole un po' di tempo a riprendersi, però non va bene, eh? Eccolo, vai. No, ho sbagliato tutto. Niente, ciao. Rifacciamolo. Ah, ci ho presi. Grazie, a mai più rivederci. E invece ci rivedremo presto. Molto presto. Dai, su, rifacciamola. Ma non possiamo mollare proprio ora. Abbiamo le chiavi per il retro. Andrea, dobbiamo tornare dentro. Potremmo anche tornarci in un altro momento, in un'altra notte. Non per forza ora. Sapete? Il super manager è ancora sulle nostre tracce. Sì. E invece c'è. Benvenuti. Ah, scappiamo. Ma già col carrello così pronti? Siamo assurdamente preparati noi, eh. Ok, pronti al decollo. Eccolo. Bravi ragazzi, siamo stati bravi davvero. Ok, ci siamo quasi. Pronti? No, non ci posso credere. Maledizione, maledizione. Ma dai, ma due volte di fila? Oh, che rottura. Non voglio rifarlo un'altra volta. Ecco, voliamo, dai. Ehi, aspettate!
Lasciatemi! Però siamo sfuggiti a Super Manager. Oh oh, da qui non passi, eh? Ha vomitato. Ha problemi di stomaco, poverino. Non mangia nulla. Se non cervelli. Ah. Meno male che le leggi della fisica erano dalla nostra parte. Che dici? Parla per te, ammettonati in mente come andava in BCM. Sarebbe da sconsiderati pensare che Super Manager non ci stia più cercando. È la nostra occasione. Dobbiamo raggiungere il retro prima che sia troppo tardi. Oh, ma questi sono i camerini di prova. Quindi eccolo qui. Qui c'è un fiammocchio per salvare. E andiamo a sconfiggere allora il Super Manager. Hai usato la chiave del retro e la porta si è aperta. Siamo riusciti ad intrufolarci nel retro. Come pensavo, anche questo posto è pieno di zombie. Stando alle parole di Pollo Truffante, qui si cela il segreto degli zombie. Non c'è da fidarsi di uno chiamato Pollo Truffante. Siamo arrivati fin qui, non ci resta che proseguire. Eh già. Dunque, dobbiamo cercare però delle chiavi, se non sbaglio. Ok, vediamo un po' qui. Perché se vedete poi comunque sia... il tutto è chiuso, no? Quindi entriamo qui ora. Facciamo il giro tondo con questo zombie. Però non c'è niente qui. C'è solo lo zombie. Ok. Ma se volessimo... no, qui ci deve essere per forza qualcosa. Se no non si spiega altrimenti la porta... cioè non c'è nulla. Ah, eccola. Come ho fatto a non vederla? Mi sono ciecato? Ok, lo zombie va qui. Non è che non ho voglia di combattere, però ho già fatto abbastanza allenamento, quindi sono a posto così. Dai, zombie, vai giù. Ma come ha fatto a vedermi? Come ha fatto? Ok, ho ricaricato i miei amici yokai, quindi siamo pronti per andare. Anche se lì c'è uno strumento che mi piacerebbe prendere. Lo prendo dopo, dai. Vediamo un po', qui dovrebbe esserci la chiave per... ah no, medicina disgustosa. Non una chiave per fuggire. Ah, ok. Wow, dove siamo finiti? E perché fa così freddo? Siamo nella cella frigorifera della carne. Carne? Ma è proprio quello che mangiano gli zombie. Non direi, Cibanyan, mangiano cervelli, quindi sei al sicuro. Wow. Whisper, anche tu sei al sicuro. Oh no, stanno arrivando! Mi ho beccati! Ah, non avrei voluto sentire certe parole! Maledizione, ci ha messi all'angolo! Non ci resta altro che combattere! Intrusi, sarete la portata principale per i miei clienti! Questo parla con un po' lettere grosse, un po' lettere piccole, quindi non parla tanto bene. Un po' come a me. Ma cos'era quel coso? Senti che musichetta! Carina! Ok, dobbiamo dato che Shibayan colpisce tutto. C'è un bella ripristina EPS. No, non ripristina nulla, vuoi vedere? Ah, i miei! Ah, i miei, sì. Arrivederla. Ah, quindi non può colpirmi ora. Occasione di già? Wow. Fuocabolario! Vai anche tu, Imaginix! Oh yeah! Eccolo! Dai ragazzi, colpitelo ora! Mamma mia, quanti danni! Wow! Ah, Cibagna è un po' debole contro di lui. Dovrebbe usare attacchi di fuoco. Bellissima la host però, eh?
Arrivederlo anche a lei. Vai. Oh, questa l'ha sentita, eh. Pezzi di carne non arrivano più. Meglio, ma meglio per me, eh. Mamma mia, ragazzi. Focabolario fa paura mente male. Mi fa paura. Non so se è meglio la carne o lo zombie. Decidete voi. Vai, Gibanyan. Sì, arrivederla anche a lei. Però mai più. Possibilmente. Ok, quello se n'è andato. Non posso spostare Magirix, sei all'ultimo. All'ultimo, ah, è finita. Ah, bene. Stavo per caricare Imaginix. Invece niente. È andato lui. Bene. 240 punti. Buono. Bracciale potere. Non è possibile. È inarrestabile. Bene. Non ci resta altro che continuare a colpirlo. No, un attimo. Datemi tregua, stavo solo facendo il mio lavoro. Un attimo, puoi parlare come noi? Pare che non mi sta più i panni del manager mostruoso. Dovevo farlo, non potevo permettere che altri umani disturbassero i miei clienti. Non capisco, che intendi? Qualche notte fa alcuni umani si sono intrufolati nel negozio. E quindi ora tutti sanno della storia del supermercato notturno degli zombie. Sì. Ti riferisci agli inviati della rivista Fancy Death? E quindi perché sarebbe un miaule? Questo è un negozio per yokai, gli umani rovinerebbero tutto. I nostri clienti vengono qui per stare tranquilli. Gli umani non possono disturbarli. Beh, è una scelta sensata. Sono tempi difficili per noi zombie da quanto abbiamo rinunciato alla notte degli zombie. Pensavamo di aver trovato finalmente un posto sicuro, dovevamo difenderlo. Quindi ho dovuto fingere di essere questo mostro per spaventare gli umani. Quindi è questo il segreto degli zombie di cui parlava Pollo Truffante? Proprio così. Ma ora non è più un segreto. Non ci resta che chiudere il negozio. Ma cosa dici? Questo è il vostro negozio. Manterremo il vostro segreto, no problem. Non lo saprà nessuno. Eh? Davvero? Per te va bene, Andrea? Certo, resterà tra noi. Grazie, grazie infinite. Tornate quando volete, i clienti vi adoreranno. A nome di tutto il negozio vi ringrazio per i vostri servizi. E così il mistero è finalmente risolto. Non ci resta che una cosa da fare. Ci sono! Mistero risolto! Eccellente! E anche questo capitolo è concluso! Il Super Manager è sconfitto! Oh, vorrei un'esfera piccola. Ma quando vuoi qualcosa non ti capita mai. Proprio vero che quando vuoi qualcosa non la riceverai mai. Oh, è giorno. Dobbiamo tornare a casa presto. I nostri genitori si accorgeranno che non ci siamo. Wow, a parte i miei sicuramente c'è lo yokai lì, quindi. Wow, quanta luce, quanto siamo stati lì dentro. Abbastanza da poter dire che siamo i migliori. Siamo stati proprio bravi a risolvere questo mistero. Già. Anche se non abbiamo ancora capito chi o cosa fossero quegli zombie. Che importa, però c'è una cosa che so per certo. Che cosa? Il Super Manager ha detto di tornare quando vogliamo, ma io di sicuro non metterò piede in quel negozio per un po'. Capisco perfettamente. Invece io ci vado per allenarmi. Sta a fare lo zombie. Ah, le nuove amicizie, quelle belle. I miei tesori. Blather, smettila di parlare con gli Wi-Files. Sei no, inquietante. No, da fare la battuta alla Gollum. Vedrai. Perché? Costruiamo una zattera per navigare il fiume. Sì,
Sì, bella idea, ci sto! Andiamo a caccia di artefatti nelle rovine. No, artefatti? Oggetti d'arte? No! Ascolta, impara! Gli artefatti sono... Ehi, capitolo 4! Non svegliare l'artefatto che dorme! Magnifico! Sembra alquanto strano, non trovi? Mai strano quanto te, Blather. Su, sarà meglio andare. Non svegliare l'artefatto che dorme? Artefatto. Oh, ho capito. In inglese è più divertente la battuta. Sì. Probabilmente in inglese è artifact, artifact, UFO. Vabbè, insomma, per fare la battuta con UFO. Ad ogni modo, Cooge, questo video termina qui. Nel prossimo continueremo la storia di Nathan per un po', fino a che non ci verrà l'intreccio di storie, e poi passeremo a Luna. Ho detto che non volevo giocarlo con l'intreccio di storie, ma a quanto pare è la cosa migliore per giocarlo in maniera più tranquilla, perché sennò uno si blocca e poi l'altro si blocca e quindi devi andare di là per forza. Insomma, alla fine succede un disastro e non ci capiamo nulla, quindi è meglio giocarlo con l'intreccio di storie, almeno viene più lineare. Sì, sembra un controsenso far venire una cosa lineare se cambi di continuo, però è meglio così, credetemi. Ad ogni modo, Cooge, questo video termina qui. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione per la pagina Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!